Grazie. Allora, parlando dell'attesa per l'evento del 9-9-2020, all'orizzonte c'è un altro appuntamento a cui RTL 102.5 tiene tantissimo, che è la partita del cuore allo stadio Bentegodi di Verona. Ne parliamo con Enrico Ruggeri, un gigante, ma che insomma di questa nazionale cantanti è niente meno che il presidente. Buongiorno Enrico Ruggeri. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Ma che piacere avere Enrico Ruggeri svegliato di domenica mattina, ti chiediamo umilmente perdono. Ma figurati, no. Non ti preoccupare, ha detto di no. In bocca. Esatto, ma sono pur sempre 9-10 di un 2 agosto, domenica. Enrico, allora, presidente della Nazionale Cantanti, come funzionerà il 3 settembre? A Verona restiamo, poco fa parlavamo della serata Power Hits all'Arena, al Bentegodi invece, lo stadio dei tempi moderni, giocherete voi, il 3-4 capitani, come sceglieranno le squadre, Enrico? Ma infatti quest'anno la Nazionale Cantanti ha avuto questa idea assieme a molti partner, devo dire, per la quale la partita del cuore diventerà un mini campionato, un quadrangolare, e dobbiamo scegliere 4 capitani, ancora non siamo sicuri, però uno almeno, insomma, Gianni Morandi non può mancare a un evento del genere. Quindi 4 capitani, 4 squadre che si formeranno un po' come facevamo quando eravamo ragazzini, ti ricordi che sceglievi uno, io scelgo Antonio, tu scegli Marco, eccetera eccetera. Quindi grandi star, un grande divertimento già dalla prima parte, perché faremo seguire alla gente e anche intervenire la gente sulla scelta di queste squadre, e è il nostro appuntamento classico che una volta, insomma, era giugno, quindi era il culmine della stagione. Adesso questa è stata una stagione, come sappiamo, ahimè, molto molto particolare, per cui è un nostro modo per riprendere la nostra attività. Piano piano si torna un po' alle nostre consuetudini, alla nostra tanto amata e ritrovata normalità. Enrico, allora, come presidente della Nazionale Cantanti, quindi farai un po' da game master di questo evento, ma esatto. Non ti vedremo quindi in campo? Come ma funziona? Sì, no, figurati, io ci tengo a giocare, sono uno che ama, al di là dell'onore che ho di essere stato ed essere tornato ad essere presidente adesso, e di tutto quello che la Nazionale Cantanti fa, i quasi 100 milioni ormai raccolti per beneficenza in questi anni. Però al di là di questo, poi è bene tenersi vivo il bambino che abbiamo dentro, per cui io, che gioco almeno 2 volte alla settimana a pallone con i miei amici, giocherò da qualche parte, insomma, mi sceglierà, vuoi che non scelgano il presidente? Ma il presidente viene scelto, è come quello, guarda Enrico, mi hai fatto tornare indietro nel tempo, a tutti è capitato di essere scelti per ultimi ed è un trauma, bisogna ammetterlo. Quello sì. Questa volta, sai, magari per ultimi verranno tenuti anche dei grandi colpi. Infatti, esatto. Senti Enrico, prima di lasciarti andare, come dicevamo al sindaco di Verona, alla tua domenica, speriamo di riposo, però non posso, va benissimo la partita del cuore, ma l'Inter è l'Inter. Hai sentito che Conte ieri, ne parlavamo un'oretta fa qui in Non Stop News, si è arrabbiato tantissimo, ma non è che fa lo scherzo e molla tutti? Ma non lo so, sai, l'Inter è una realtà talmente strana. L'Inter è una squadra che può battere chiunque e può perdere da chiunque. La definizione pazza Inter, insomma, in effetti è molto calzante. Ma si vede che forse si è reso conto che alla fine l'Inter è arrivata seconda a un punto dalla Juventus. È vero che la Juventus alla fine ha mollato perché sta pensando alla Champions, però qualche rammarico c'è. Insomma, l'Inter è così, non si è mai totalmente felici e non si è mai totalmente triste. Enrico Ruggeri, grazie mille e ti lasciamo la tua domenica. La prima cosa che farai adesso? Il caffè? Per forza, caffè, ma poi devo cominciare a ragionare sulle squadre per la partita del cuore, che sarà un grande evento e ci saranno un sacco di grandi sorprese, perché ho sentito dire cose veramente strane e interessanti. Appuntamento allora al 3 settembre a Verona con la partita del cuore. Grazie Enrico Ruggeri. Grazie, ciao ciao ragazzi, a presto.